Ringrazio il Presidente di Confagricoltura per questo invito, saluto i relatori, in particolare il Ministro Musumeci, per averci invitato a questo tema, diciamo che è molto attuale, molto importante. E, dunque, quello che è successo poco fa, diceva il Presidente, ci dobbiamo abituare alla siccità. Sì, per la verità avremmo dovuto abituarci già da tempo, perché esaminando i dati degli ultimi 60 anni, mi sono limitato soltanto dal 1960 a oggi, registriamo siccità nel 1962, nel 1968, la più grave, probabilmente più grave rispetto al momento rispetto a quella di oggi, ma questo lo potremo stabilire a conclusione, diciamo, fra qualche mese, se sarà, se la più grave è quella dell'88-90, non so chi lo ricorda, a conclusione del triennio di siccità nel 90 tutti i serbatoi erano asciutti. Nel 2002, quando è stato nominato il generale Iucci e compiando il professor Indelicato vicecommissario, è stato nominato per l'emergenza siccità, e nel 2017, quindi ben 6 eventi, di cui una al momento più grave rispetto a quella di oggi. Quindi non ci dobbiamo abituare alle future, anche alle future, avremmo dovuto abituarci da prima. E quello che è successo, diciamo, è molto semplice: quando si verifica una siccità, intervenire nel momento della siccità è quasi impossibile. In agricoltura, per l'uso potabile, diciamo, ci sono strumenti molto più agevoli, pur con tutte le difficoltà, e il governo nazionale sta facendo tutto il possibile assieme al governo regionale per tamponare la siccità dell'idropotabile, che avrà tempi più lunghi rispetto alla siccità agricola. Siccità agricola, se sta cominciando a piovere, diciamo, al momento si può tamponare, dopo aver attraversato però dei mesi terribili, terrificanti. Allora, perché è difficile intervenire? Perché per fare una irrigazione nella piana di Catania, un solo adacquamento nella stagione irrigua, tra le acque del Pozzillo, le acque dell'Ogliastro, Nicoletta, eccetera, ci vogliono 15 milioni di metri cubi. Un'irrigazione, un intervento irriguo. Portate dell'ordine dei 5 metri cubi secondo. Quindi, quando si verifica una siccità come quella a cui abbiamo assistito, non essendoci acqua negli invasi, praticamente è impossibile. Gli unici interventi, ma questo voglio dire è un fatto che in letteratura è noto, sono gli aiuti economici, i sostegni economici, gli indennizi, e questo è quello che si è tentato di fare. Diceva poco fa il Presidente, arrivano le cartelle settoriali. Veramente il governo Schifani ha già messo a disposizione 9 milioni di euro, il 50% di sgravio del 2023, e annuncio che su mia proposta ci saranno, penso che passerà, almeno me lo auguro, altri 9 milioni di euro per sgravare totalmente il 2023 delle cartelle settoriali. Quindi questi sono fatti e non parole. Ora, se posso proseguire, diciamo, con il mio intervento, diciamo che il problema dell'agricoltura, della siccità, il problema dell'agricoltura in Sicilia ha due temi fondamentali. Uno è il problema di carattere organizzativo, gestionale organizzativo, e uno è il tema del carattere infrastrutturale. Mi hanno insegnato che il tema della struttura organizzativa nell'ambito di un qualunque ambito, ma in agricoltura in particolare, è decisivo. I consorzi di bonifica, così come sono, non funzionano. Già erano partiti male nel 1994, quando ci fu la riforma che fece passare i 28, mi pare 28 consorzi di bonifica in 11 consorzi di bonifica delimitati su base provinciale, con l'eccezione di Gela Caltanissetta e Caltagirone Catania. Perché è partita male? Ma perché l'acqua non risponde ai confini amministrativi. Ho tentato in questi anni di lanciare questo messaggio, ma purtroppo, non avendo nessun ruolo, diciamo, non sono stato granché ascoltato. E sono stati fatti, per esempio, si è arrivato all'assurdo che a Caltanissetta si fa un consorzio di Caltanissetta e un consorzio di Gela. Caltanissetta resta vuoto, cioè praticamente non fa niente, e Gela, diciamo, c'ha all'interno
un consorzio. Oltre alle interrelazioni, per esempio Catania, Caltagirone, Siracusa, che sono un unico sistema gestiti da tre enti diversi con coordinamenti che sono, diciamo, veramente precari. Si è tentato nel corso degli anni, diciamo, di aggiustare questa situazione e si è peggiorata la situazione. La legge che istituiva due consorzi, cioè divideva a metà, ha diviso a metà la Sicilia, Sicilia orientale e Sicilia occidentale, è rimasta inapplicata. Perché è rimasta inapplicata? Ma perché non era, è una, come dire, una divisione artificiale, una divisione che non ha senso. Giusto Gela è andata a finire nella Sicilia occidentale, dico, questo, diciamo, ci dà l'immagine di quello che è successo. Sono stati fatti altri tentativi, non ci siamo riusciti. Allora oggi noi abbiamo una riforma che verrà presentata, non so se verrà approvata, ma sicuramente l'iter l'abbiamo, assieme al mio predecessore, l'assessore San Martino, l'abbiamo fatto tutto, ci siamo confrontati con le organizzazioni di categoria, qua c'è il presidente con cui ci siamo, penso, incontrati 3-4 volte, non so quando, in tutte le occasioni, con tutte le organizzazioni di categoria, con tutte le organizzazioni sindacali, rappresentanti di lavoratori, commissione attività produttiva, abbiamo fatto 5 incontri, è andato in commissione bilancio, l'ultimo incontro lo faremo giorno 1 ottobre per il passo definitivo. Questa riforma in che cosa consiste? A quale obiettivo ha? Uno degli obiettivi è far restituire i consorzi di bonifica agli imprenditori agricoli. Qualcuno in questi anni dice spesso: ma perché ci sono i commissari? Ma c'è qualche imprenditore agricolo che nella situazione in cui ci troviamo, cioè con tutti i debiti che hanno accumulato i consorzi, si vuole imbelagare a gestire questi consorzi nella configurazione attuale? Io ho dei dubbi. Ho fatto un rapido esame di quello che è successo all'Arsa. Negli ultimi tre anni, compreso probabilmente dei soldi che l'ARS, il governo, su proposta del governo chiaramente, dovrà mettere, ha messo 30 milioni di euro di fondi per saldare debiti di diversi consorzi, non ultimo di Siracusa, dove ci troviamo, che è il consorzio messo male. La riforma dei consorzi di bonifica quindi prevede una liquidazione dei vecchi consorzi, un'attivazione di 4 consorzi e finalmente 4 consorzi delimitati sulla base di criteri scientifici che allinea la normativa siciliana a tutto quello che sono le tendenze italiane, cioè comprensori irrigui definiti non sulla base delle province ma sulla base della unitarietà dei sistemi idrici, dei bacini, cioè aree omogenee, per cui non si verificherà più che la stessa area della piana di Catania viene gestita da Caltagirone, Siracusa e Catania, quando l'area è unica e le fonti di approvvigionamento sono uniche. Io spero che, diciamo, questa riforma, naturalmente ho messo il massimo impegno, prima come consulente, ora lo metterò come assessore, per farla andare avanti, per cercare di, però, ovviamente poi sarà l'ARS che deciderà se proseguire sulla linea che abbiamo attualmente oppure cambiare, innovare. Bene, molto bene la istituzione dell'autorità di bacino. Dopo 30 anni che non era stata istituita, ricordo ai tempi di Nicolosi ci tentò e poi, come dire, cadde in disgrazia, molto bene. Però non è sufficiente. Perché? Perché l'autorità di bacino è un organo di programmazione, come giustamente ha detto il ministro Musumeci. Noi oggi abbiamo un problema di gestione, sono due temi, abbiamo un problema di esercizio e manutenzione delle opere. L'esercizio e manutenzione delle opere, dalla riforma, dall'abolizione dell'ARRA, compete al Dipartimento Acqua e Rifiuti per il 90% delle dighe, e su quello ci dobbiamo concentrare, altrimenti benissimo fa l'azione del segretario Santoro, è molto efficace nel distribuire l'acqua per il potabile, per l'irriguo, ma se non risolviamo il problema dell'esercizio e manutenzione delle opere, noi non abbiamo fatto nulla.
Allora, problema, sarò telegrafico, problema delle dighe. Il problema delle dighe non è solo il collaudo, è uno dei problemi il collaudo, perché il mancato collaudo significa limitazione dell'altezza d'invaso. Ma il problema delle dighe è stato la mancata manutenzione per 10 anni, 15 anni, delle opere di scarico e delle opere di presa. Sostanzialmente noi non saremo mai nelle condizioni, e questo è bene che voglio dire questo concetto sia consolidato, non potremo mai fare la pulizia di tutti gli invasi, perché economicamente e tecnicamente non è sostenibile. Quello che bisogna fare, e non è stato fatto negli anni passati, e la pulizia dell'invaso in prossimità delle opere di scarico e delle opere di derivazione. Motivo per cui alla diga Nicoletti non possiamo aprire la derivazione, il fango va nella tubazione di derivazione, abbiamo dovuto fare, e io me ne vergogno, una zattera per estrarre con un impianto di sollevamento l'acqua. Poi c'è il problema della diga Trinità, dove a distanza di tanti anni non si riesce a capire se si deve mantenere o non mantenere questa diga, e non è stato risolto. Quindi questi sono interventi prioritari su cui c'è un'attenzione del governo Schifani, e la mia in particolare, essendo non il gestore delle dighe ma l'utilizzatore dell'acqua delle dighe, perché se le dighe non funzionano io voglio dire, l'agricoltura non potrà ricevere acqua. Secondo problema di cui non parla nessuno: le traverse, le opere di derivazione dei bacini indiretti. Nel corso degli anni sono state realizzate opere di presa su bacini indiretti, e queste opere sono state abbandonate. I bacini indiretti sono bacini che non confluiscono direttamente nella diga, ma sono laterali, e quindi queste sono tutte interdite. Ne cito alcuni: la traversa sul fiume di Taino, che dovrebbe portare l'acqua sul Dosturzo o gli Astro Dosturzo, le traverse sul torrente Crisa e Girgia, che se funzionante porterebbero acqua alla diga Nicoletti, le traverse sui torrenti Sirieri e torrente Scioltabino, che potrebbero portare l'acqua sull'Olivo, la traversa sul torrente Martello, che è un'altra opera come quella della, che citava, del Pietrarossa, realizzata per gran parte delle opere, è stata abbandonata, e stiamo facendo gli studi per poter riattivare i lavori. Potrebbe portare 18 milioni di metri cubi in media l'anno, con grande beneficio per l'uso potabile e per l'uso irriguo nella piana di Catania, e infine la traversa sul Ponte Barca, su cui voglio dire non mi soffermo, è interrita, non sono state fatte le opere essenziali. Infine, è l'ultima, le reti irrigue. Dunque, intanto abbiamo fatto il piano idrico nazionale, approvato per iniziativa del vice premier Salvini. La Sicilia ha fatto 800 milioni di programmazione, tutta approvata. I primi 100 milioni di reti irrigue verranno decretati a giorni, e realizzeremo tutto questo. Abbiamo poi il problema delle acque reflue, che è un problema annoso. Bisogna semplificare le procedure, se no la Sicilia non riuscirà mai a realizzare. C'è un nuovo decreto del Dipartimento Acqua e Rifiuti, bisogna semplificare, altrimenti non si riesce. Le acque reflue sono una risorsa essenziale, perché anche durante i periodi di siccità sono risorse costanti. Su tutti questi temi il governo Schifani è fortemente impegnato, e nelle prossime settimane ha ragione il presidente Musumeci quando dice bisogna programmare a lungo termine. E sì, non sono problemi che si risolvono in 6 mesi, ma il nostro compito di amministratori è quello di porre le basi affinché queste opere vengano realizzate. Magari non le vedremo, non sarò sicuramente più assessore quando si realizzeranno queste cose, però è essenziale che le basi vengano poste oggi e con questo governo.